Programmazione dell'Unione Europea 2014-2020. L'Unione Europea, in data 17-12-2013, ha approvato i nuovi regolamenti per la politica di coesione da sviluppare nel periodo 2014-2020, investendo 325 miliardi di euro. Tenendo conto del contributo finanziario di ciascun Stato membro e dell'effetto leva degli strumenti finanziari, le risorse movimentate dovrebbero superare i 500 miliardi di euro. Gli obiettivi da raggiungere, in stretta coerenza con la strategia Europa 2020, riguardano la crescita e l'occupazione. Saranno altresì affrontate le problematiche inerenti al cambiamento climatico, la dipendenza energetica e l'esclusione sociale. I settori chiave saranno innovazione e ricerca, agenda digitale, sostegno alle piccole e medie imprese ed economia a bassa emissione di carbonio, reti transeuropee di trasporto, infrastruttura ambientale chiave, occupazione, istruzione ed inclusione sociale. Il pacchetto legislativo emanato introduce importanti cambiamenti in quanto crea un forte coordinamento della programmazione dei fondi comunitari coinvolti. FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FSE, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione, FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e FEAMP, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca. Il Fondo Sociale Europeo, FSE, nel 2014-2020. Il Fondo Sociale Europeo è uno dei 5 fondi strutturali e di investimento europei, ESIF. Dal 2014 gli ESIF operano all'interno di un quadro comune e perseguono obiettivi politici complementari. Questi fondi rappresentano la principale fonte di investimenti dell'Unione per favorire la ripresa economica degli Stati membri e incrementare la crescita occupazionale, garantendo al contempo lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Quali sono gli obiettivi del FSE nel periodo 2014-2020? Inserimento lavorativo. Il Fondo Sociale Europeo collaborerà con organizzazioni di tutta l'Unione Europea per avviare progetti mirati a formare i cittadini ed aiutarli a trovare un'occupazione. Aiutare i giovani a entrare nel mercato del lavoro costituirà una priorità assoluta del FSE in tutti gli Stati membri. Inclusione sociale. Il Fondo Sociale Europeo finanzierà progetti che mirano a fornire alle persone in difficoltà e a chi appartiene a gruppi svantaggiati le competenze necessarie per trovare lavoro e usufruire delle stesse opportunità riservate agli altri. Istruzione migliore. Il Fondo Sociale Europeo finanzia iniziative volte a migliorare l'istruzione e la formazione e ad assicurare che i giovani completino il loro percorso formativo e ottengano competenze in grado di renderli più competitivi sul mercato del lavoro. Una pubblica amministrazione migliore. Il Fondo Sociale Europeo sosterrà le riforme strutturali degli Stati membri per il miglioramento della qualità della governance e dell'amministrazione pubblica.